agricoltura e cultura, un binomio possibile. I saloni del Palazzo Nobiliare Spadaro Libertini di via San Bonaventura a Caltagirone, nell'ambito dell'iniziativa denominata Coltiviamo la Cultura, sono stati aperti a una decina di aziende agricole specializzate nella produzione di prodotti enogastronomici, rigorosamente biologici, per creare una sorta di connubio fra arte e cultura dei cibi sani. Il Palazzo della Nobildonna, Lara Gravina di Belmonte, ha quindi aderito alla prima festa dell'agricoltura nelle dimore storiche d'Italia. Un grande successo, è un evento che noi aspettavamo come ASI già da un anno, che però era stato rimandato a causa del Covid. Tantissimo interesse, tante presenze, tanti clienti, tante persone che non sono venute solo per assaggiare o per vedere la dimora, ma proprio per parlare con queste aziende, con questa dinamicità imprenditoriale che abbiamo trovato di questi imprenditori, non dico tanto solo giovani, ma imprenditori pieni di idee, che sono l'orgoglio non soltanto di una regione, ma dell'Italia. Grandissime eccellenze, e io dico sempre, abbiamo portato il bello nel bello. Quindi solo due sono stati gli appuntamenti in Sicilia, di cui uno a Caltagirone e l'altro a Palermo, nel giardino di Palazzo Castelnuovo. L'iniziativa, promossa dai gruppi giovani di Addisi, Associazione Dimore Storiche Italiane e Confagricoltura ANGA, si è svolta in tutto il territorio della nazione. La parola passa ai giovani di Confagricoltura, che hanno fortemente creduto a questo connubio. È stato tutto possibile grazie alla collaborazione fra Confagricoltura, fra i giovani di Confagricoltura e l'Associazione Dimore Storiche Italiane. È un evento che abbiamo organizzato a livello nazionale in tutta Italia, quindi contemporaneamente a qui in tutte le dimore storiche d'Italia si sta svolgendo lo stesso evento. Le dimore storiche costituiscono un patrimonio turistico di rara bellezza, nonché è il perno di un'economia circolare attorno alla quale ruotano con successo altri settori della produttività. Nei saloni di Palazzo Spadaro Libertini hanno esposto aziende provenienti da Bronte, Vittoria, Vizzini, Paternò, Caltagirone, Trecastagna, Cibonaccorsi e San Pieri. Dalle tante varietà di paste biologiche a conserve, prodotti agroalimentari, oltre a miele, confetture e perfino prodotti per la persona. Il successo è stato determinato dal legame indissolubile che intercorre tra il buon cibo e il territorio. Sì, purtroppo, come sappiamo, proveniamo da 2 anni di pandemia che hanno ovviamente portato le nostre aziende quasi sul lastrico. Fortunatamente le nostre aziende hanno continuato a lavorare e spesso ci hanno anche etichettato come degli eroi, perché portavamo il cibo a casa, quindi non ci siamo mai fermati. Cerchiamo di superarla anche con tutti i costi delle materie prime, del gasolio agricolo, e purtroppo stiamo affrontando anche questi problemi, ma le aziende agricole stanno cercando in qualsiasi modo, appunto, di superare questo momento critico e drammatico.